Un saluto a voi tutti, cari amiche e cari amici sintonizzati sul programma 97 del digitale terrestre di Telemaica. Appuntamento con l'informazione del MAIC in notizie. Quindi, questa nuova settimana, in questo lunedì 13 febbraio, non può che interessarsi di quanto è stato affisso in piazza Vittorio Emanuele II, da qui a Delle Fonti. Domenica mattina. Si tratta di un uh, manifesto firmato da iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico. Questo editoriale noi lo chiameremo Dalla politica delle poltrone a quella dei fatti. Sì, perché questo titolo, che può sembrare leggero, ma in realtà è forte, ma lo è? Perché rappresenta la volontà del popolo italiano e quindi anche degli acquavivesi, ossia di coloro i quali, stanchi di assistere alle diatribe all'interno delle forze politiche, tra le coalizioni e tra chi rappresenta la forza di maggioranza e chi invece quella di minoranza, vorrebbero invece finalmente le soluzioni, le progettualità. Ossia Meno chiacchiere e più fatti. Ecco perché dalla politica delle poltrone a quella dei fatti, perché si parla di congresso a livello nazionale, eh, si parla di governo, si parla di elezioni e nel frattempo c'è tanta gente che vorrebbe risolti i propri problemi, che non sono quelli soggettivi, ma principalmente quelli della collettività della comunità e quindi anche degli acquavivesi, anche dei gioesi, anche di chi è Massima, di San Nicandro, di San Michele, di San Termo e di ogni singola città di questa nostra Puglia. Quindi fa piacere vedere il Presidente della Regione Emiliano che chiede il rispetto dello Statuto a proposito del Congresso nazionale ma farebbe maggior piacere ricevere le risposte per esempio in tema di rifiuti, di sanità, quindi di ambiente, quindi di salute pubblica, quindi di lavoro, di occupazione, quindi maggiore attenzione alle soluzioni. Perché nel momento in cui si è impegnati a discutere a livello nazionale, si è impegnati a far quadrare i conticini nel proprio partito, come a Roma, così ad Acquaviva e così in chissà quante altre comunità, in quante altre città, i problemi restano lì, la sporcizia resta lì, le aziende che prendono milioni di euro restano lì, insomma c'è sempre una situazione un po' ambigua e l'ambiguità non porta fattori positivi. Certo, fa piacere che finalmente oserei dire, simpatizzanti ed iscritti del Partito Democratico hanno deciso di portare all'attenzione dell'opinione pubblica con un manifesto quello che su sta succedendo, quello di cui si è già discusso all'interno della loro forza politica, perché un partito e sì rappresenta necessità della collettività. E quindi il partito democratico, che da quasi un anno non ha la sensibilità di comunicare all'esterno cosa sta combinando, cosa sta realizzando, cosa ha in mente, non è un partito che possa definirsi tale. Ma vediamo cosa dice. Cosa è scritto in questo manifesto? Il titolo è Il Partito Democratico è fuori dalla maggioranza? Quindi si pongono una domanda. Abbiamo atteso in vano la condivisione da parte del sindaco e delle altre forze politiche di maggioranza del documento politico-amministrativo formulato e sottoscritto dalla segreteria del PD cittadino dal gruppo consigliare, dall'assessore e fatto proprio dal segretario regionale La Carra e provinciale Pagano del Partito Democratico. Documento con il quale si intendeva non solo chiarire vecchie incomprensioni che negli ultimi tempi si sono tramutate in atti di arroganza da parte di alcune forze di maggioranza, ma soprattutto rilanciare l'azione politica amministrativa della coalizione a poco più di un anno dalla fine della legislatura. Ve lo leggo per intero e poi facciamo alcune riflessioni. Ma nonostante l'alto senso di responsabilità dimostrato dal partito, il documento non è stato condiviso. La mancanza di dialogo tra il sindaco e le altre forze di maggioranza da un lato e la segreteria del PD cittadino dall'altro hanno reso la situazione insostenibile. Un esempio per tutti? la totale assenza di confronto fra i partiti di maggioranza sul bilancio previsionale del 2017, ma fatto ancora più grave non partecipato alla cittadinanza. Non è possibile condividere l'attività politica amministrativa di una coalizione appiattita su posizioni oltranziste e settarie, chiusa in se stessa ed indisponibile a qualsiasi confronto non solo con il Partito Democratico, ma soprattutto con la cittadinanza e le realtà sociali del territorio. Riteniamo necessaria una svolta drastica, ma indispensabile al bene della nostra comunità, con progettualità politiche di larga condivisione, da cui il Partito Democratico non può prescindere. Non siamo più disponibili a politiche amministrative. Architettate da forze non lungimiranti e non aperte al confronto con tutte le altre realtà politiche esistenti sul territorio. Non siamo più disponibili a restare inermi dinanzi alle legittime lamentele dei cittadini. Riteniamo, pertanto, conclusa questa esperienza amministrativa che ci vede distinti e distanti dall'arroganza pseudo-culturale di Selle e delle liste civiche nonché dalla miopia politica amministrativa del sindaco Carlucci. Ci aspettiamo dal coordinatore cittadino, nonché dal gruppo consigliare, coerenza con le decisioni prese dall'Assemblea degli iscritti al PD, nell'interesse del bene della comunità, e che comunichi alla cittadinanza l'uscita ufficiale dalla maggioranza di governo che amministra il nostro comune, o almeno un atto di onestà intellettuale che metta fine alle ambiguità, alle reticenze e ad una condotta ipocrita e dannosa in primo luogo per coloro che l'hanno fin qui praticata, gli iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico. E allora alcune riflessioni. Quando si fa riferimento in apertura di questo manifesto ad un documento che è stato sottoscritto, vediamo da chi è stato sottoscritto e quindi dall'assessore, evidentemente si riferiscono all'assessore di Napoli, al gruppo consigliare, ecco, i consiglieri comunali li conosciamo, come Cotrufo, la Pietroforte, Nettis, Adelmonte, come sicuramente conosciamo il segretario regionale La Carra e quello provinciale Pagano. quindi un documento sottoscritto anche dal coordinatore cittadino significa anche da Tonio Fraccascia. Antonio Fraccascia, colui il quale è stato eletto a guidare il circolo territoriale di Acquavia delle Fonti dopo Gianni Nettis, quasi un anno fa. Quando dicono che ci sono state incomprensioni e atti di arroganza da parte di alcune forze di maggioranza, evidentemente Riteniamo si riferiscono a quando Roberto Tisci è stato mandato via in malo modo dalla riunione di maggioranza che si teneva a Palazzo De Mari, Palazzo di Tutti. Sì. E il palazzo comunale, ma là fanno le riunioni di maggioranza, in un palazzo dei mari dove si dovrebbe riunire anche la minoranza, ma si riunisce la minoranza e può riunirsi la minoranza del palazzo dei mari o è solo ad appannaggio della maggioranza. Insomma, sappiamo un palazzo di tutti riservato solo alla maggioranza, ma non a Roberto Tisci, sì, perché Roberto Tisci è stato invitato ad andare via. La stessa cosa è successa alla signora Adriana rigato perché dico signora, perché mentre per i signori si può essere un po' più maldestri, un po' più tra virgolette cafoni, ecco, con le signore si dovrebbe essere un po' più accorti, un po' più eleganti, invece anche con Adriana rigato è successo questo, è stata mandata via, loro dicono, con atti di arroganza, quindi possiamo dire in malo modo. Ma quando si dice che la situazione è insostenibile, quando si dice che non si è discusso del bilancio, è, si parla di argomenti che riguardano più da vicino i cittadini. Perché ai cittadini può interessare poco che Roberto Tisci e Adriana Rigato non abbiano potuto partecipare alle riunioni di maggioranza, ma l'interessa interessa comprendere il perché non hanno potuto condividere il bilancio, non hanno potuto fare quel bilancio partecipato non come viene visto dalle forze politiche un far leggere ai partecipanti quello che si è scritto, ma condividere un percorso che porti a rilevare, a riscontrare all'interno del bilancio, all'interno dei numeri approvati poi in Consiglio Comunale, quelle che sono le esigenze di un quartiere, di una comunità, certo, nei limiti del possibile. Ma nemmeno l'ascolto è stato fatto, quindi il bilancio non è stato partecipato. Quando si parla di posizioni oltranziste e settarie, questo ci preoccupa, perché si dice un'attività politica amministrativa chiusa in se stessa ed indisponibile a qualsiasi confronto, non solo con il partito democratico, ma soprattutto con la cittadinanza e le realtà sociali del territorio. E certo, e questo è gravissimo, perché un'amministrazione comunale amministra la cosa pubblica, non cose loro. Ed è gravissimo quindi se confermato quanto scritto dai scritti e simpatizzanti del Partito Democratico, che tutto questo avvenga in una città in cui lo stesso Partito Democratico risulta essere la forza di maggioranza relativa che supporta questa amministrazione comunale. Non siamo più disponibili, scrivono, a restare inermi dinanzi alle legittime lamentele dei cittadini. E questo è un altro aspetto importante, perché dopo quattro anni di lamentele evidentemente ne sono state fatte. Più passano gli anni e più si accumulano le lamentele. E quindi quando si scrive restare inermi significa che si è restati inermi per quattro anni, perché ancora oggi lo si è. E quindi forse, secondo chi scrive, finalmente in futuro non vi sarà più questo stato di cose, o meglio ce lo si augura o meglio si chiede, perché così si scrive dopo, al gruppo consigliare, al segretario, di venire fuori da questo modo di fare, da una situazione che mette in luce ambiguità, reticenze ed una condotta ipocrita e dannosa in primo luogo per coloro che l'hanno fin qui praticata. E chi può averla praticata? Senz'altro non chi scrive, non questi iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico che hanno pubblicato, che hanno divulgato questo manifesto, ma così come è scritto ci si rivolge al gruppo consigliare, quindi a chi siede in Consiglio Comunale e agli assessori quantomeno qua è scritto un Assessore, quindi siamo sicuri che si riferiscano a Luca di Napoli, tutto si può dire di Luca di Napoli, ma non che non sia Assessore del Partito Democratico, cosa invece che si può dire per l'Assessore Nardulli perché non ci sembra che sia stato ufficialmente dichiarato ancora che l'Assessore Nardulli abbia la tessera del Partito Democratico e che quindi sia espressione del circolo territoriale di Acquaviva delle Fonti, quindi sembrerebbe più una nomina del sindaco che una nomina condivisa con lo stesso partito. E allora adesso ci aspettiamo finalmente, ancora una volta dobbiamo dire, di sapere le risposte da parte del segretario cittadino che abbiamo invitato da tempo a rilasciare dichiarazioni interviste, come ci auguriamo che tra chi è stato promotore o firmatario di questo manifesto possa essere individuato colui il quale debba rilasciare delle dichiarazioni, delle interviste e quindi essere nostro gradito ospite per poter comunicare alla città di Acquaviva delle Fonti non i fatti di casa propria, ma soluzioni che possono rendere la nostra città migliore e portare alla risoluzione di tante problematiche e siccome questi concetti sono concetti pubblici noi ci auguriamo che non continuino nelle segrete stanze o del palazzo di città o del circolo territoriale di Acquaviva a parlarne e possono invece venire nostri e quindi essere nostri graditi ospiti nei nostri studi per portare alla vostra attenzione, cioè di coloro i quali devono votare, di coloro i quali sono i padroni reali della città o delle città o della regione o delle singole comunità, a conoscere i fatti, a raccontarli. Perché altrimenti non si sta ottemperando a quanto scritto dallo Statuto Comunale, senza andare a scomodare la Carta Costituzionale, ossia che si deve comunicare, informare i cittadini delle attività che si stanno svolgendo. Anche se non stanno facendo nulla, si dovrebbe avere il coraggio di venire negli studi e dire non stiamo facendo nulla, ma motivare il perché non si sta facendo nulla in un determinato settore. Insomma, devono metterci la faccia come fanno quando vanno casa per casa a chiedere il voto. Devono metterci la faccia, uno lo può mettere quando va a chiedere il voto nel 2013 e poi nascondere la faccia sotto la sabbia e non avere il coraggio di sottoporsi a domande di un giornalista, di colui il quale riporta le osservazioni dei cittadini, dei telespettatori e quindi formula quelle domande. Non è che qui abbiamo la macchina della verità o. Oh, Qualcuno con la pistola puntata alla tempia di chi viene a rilasciare le interviste. E quindi, se non lo fanno, evidentemente è uno per mancanza di coraggio, due perché non hanno competenze nei fatti di cui dovrebbero discutere, e tre perché forse, speriamo di no, se ne fregano dei cittadini di Acquavie delle Fonti. Buona settimana, ci rivediamo al prossimo editoriale.